Parte da Borghetto Lodigiano e dalla sua gente il giro del mondo in bianco e nero di Oliviero Ferri, uno dei più valenti fotografi lodigiani, apprezzato sia in Italia che all'estero. Nell'ampio corridoio d'ingresso alla Biblioteca Comunale di Lodi è possibile apprezzare per tutto il mese una sessantina di scatti degli anni 70 e 80 che conservano immutato il loro fascino originario. Si viaggia dall'Europa alle Americhe, con puntate in luoghi suggestivi dei Caraibi e partire dall'isola di Cuba. Splendide anche le immagini dedicate alla Thailandia e dei paesi asiatici che si stanno solo ora avviando sulla via dello sviluppo. Oliviero in ogni caso è sempre attento a descrivere con occhio empatico ragazzini, donne, uomini e soprattutto anziani. Sebbene circondato dalla povertà, il fotografo lodigiano non indulge nel facile atteggiamento della denuncia sociale, ma sembra farsi quasi tutt'uno con questo mondo. Osservando le sue istantanee siamo invitati ad assumere la sua stessa condizione di uomo tra gli uomini, immedesimandosi nelle situazioni colte dalla sua macchina. Non è la prima volta che Oliviero Ferri espone queste fotografie, lo aveva già fatto, ma solo in maniera marginale. Ora invece il cammino nel mondo in bianco e nero è molto più vasto e ci consente di cogliere fino in fondo la bravura del fotografo Lodigiano nell'immortalare la vita in tutte le sue declinazioni.